corale che avete appena ascoltato, il Magnificat di Taizen. Ed anche quest'anno il concerto sarà l'occasione per riflettere attraverso l'ascolto di alcune pagine di autori noti e meno noti sul significato del Natale, la festa di Gesù, la festa di Dio che si fa uomo. Ringraziamo i coristi del loro Magnificat D'Annunzio, diretto dal maestro Sandro Ciaffarone, che questa sera è in veste di corista, che hanno voluto collaborare con noi, unendosi al nostro coro, non solo per potenziarne le risorse, ma soprattutto per condividere in spirito di fraterna comunione l'amore per la musica, il canto, che si fa preghiera davanti al mistero del bambino che nasce per la redenzione dell'umanità. Il nostro coro vanta ormai, come forse molti sanno, una trentennale attività all'interno della parrocchia, prestando con puntualità il suo servizio nell'animazione liturgica delle messe domenicali e delle messe solenni. In questo il coro è supportato dal sostegno prezioso del nostro parroco, Padre Vincenzo, che con saggezza e competenza segue da sempre la vita del gruppo. Vogliamo quindi rivolgergli un ringraziamento e un augurio particolare per le prossime festività. Un pensiero va ai nostri coristi che ci hanno lasciato, ma che non dimenticheremo e che siamo certi che ci guardano con affetto da lassù. Alessandro, Manuela, Amparo e poi la mamma di questo coro, Angela. E poi vogliamo dare anche un caro augurio al nostro amico Carlo Guido, che possa guarire presto e tornare a cantare insieme a noi. Del primo brano in programma, Logo System, un graduale a quattro voci del compositore e organista tedesco Anton Bruckner. Fu composto nel 1869 in occasione della dedicazione di una cappella votiva della nuova cattedrale di Linz. Il testo è ispirato alla storia biblica della visione di Giacobbe, narrata nella Genesi. Dopo essersi svegliato dal sogno, Giacobbe riconosce che quello è il luogo dove c'è la presenza di Dio. Sicuramente il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Il testo latino suona come una maestosa iscrizione sulla porta del cielo. Questo luogo è santo, creato da Dio. Inestimabile sacramento di Anton Bruckner, Locus Ister, dirige il maestro Remo Agresta, alla tastiera la nostra organista Paola Conti.
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. La lode a Dio del Salmo 95 ha ispirato il compositore veneziano Giovanni Croce per un motetto natalizio a quattro voci miste, dall'andamento vivace e ritmicamente variato, esempio pregevole dello stile contrappuntistico del Cinquecento. Di Giovanni Croce, cantate Domino.
aveva solo 19 anni quando nel 1775 a Monaco compose la Spatzenmesse, una messa breve che venne eseguita per la prima volta nella cattedrale di Salisburgo il 7 aprile del 1776. Nonostante la giovanissima età, questa composizione rivela già compiutamente la fantasia e il genio del grande musicista, con la ricchezza dell'orchestrazione e la naturale fluidità della melodia. Il coro eseguirà il Santus e Benedictus, il primo eseguito dall'insieme delle voci con la ripresa finale, il secondo affidato ai quattro solisti, impegnati in un suggestivo dialogo musicale di notevole effetto vocale, dalla Spatzenmesse Santus.
Tra le melodie tipicamente natalizie spicca una mina nanna attribuita a Mozart. Il testo rievoca con naturale semplicità la notte santa, il dolce riso del bimbo che dorme, la notte silenziosa, l'atmosfera di pace e serenità che circonda la sacra famiglia, teneramente estatica nella contemplazione di Gesù, il piccolo seme d'amore nato nel cuore degli uomini. L'andamento ritmico, calmo e dolcemente cadenzato, si sposa perfettamente al testo, evocando la dolce atmosfera del Natale. Ascoltiamo Ninna Nanna da Gesù Bambino. Thank you.
fu adattato a un vescovo liturgico del salesiano Don Giovanni Michelli. Nella riscrittura l'aria si trasforma in un suggestivo colloquio tra soprano e coro, assumendo un nuovo significato di carattere religioso. Il testo, ispirato al Salmo 62, racchiude il senso profondo della vita cristiana. Sentire dentro di noi il Signore, sentire il nostro cuore che palpita per Lui, sentire che tutto il nostro essere si lascia avvolgere da quella pace che solo Lui può dare. Quando ci abbandoniamo al suo amore salvifico, ascoltiamo di Georg Friedrich Händel, O mio Signore, per coro e voce solista. Thank you.
del cielo. In una remota notte di Natale del 1818 fu eseguita per la prima volta questa melodia durante la messa nella chiesa di San Nicola, in una piccola cittadina austriaca presso Salisburgo. L'autore, l'organista della chiesa, compose il brano su un testo scritto appositamente dal parroco della chiesa in occasione della notte santa, che porta il titolo originale di Stille Nacht, che vuol dire notte silente. Da allora il brano ha conosciuto innumerevoli versioni e arrangiamenti, diventando forse una delle più amate e apprezzate melodie natalizie. Ascoltiamo di Franz Gruber, Astro del Cielo. Thank you.
ma prima di eseguire gli ultimi due brani in programma, alcuni doverosi ringraziamenti. Vogliamo ringraziare i coristi del coro Magnificat, che si sono uniti a noi questa sera partecipando a questo momento di affettuosa condivisione, animati. Che il canto sacro sia non solo parte integrante della celebrazione della messa, ma anche rappresenti anche un modo per pregare, esprimendo la profondità e la sacralità della fede. Vogliamo ringraziare ancora Padre Vincenzo, che è qui tra noi, che segue la vita del coro con interesse e attenzione assidua. E infine vogliamo ringraziare il pubblico intervenuto questa sera, rinnovando gli auguri di un sereno e felice anno nuovo, nel segno di una costante presenza di Cristo nella vita di tutti noi. Grazie. Ascoltiamo dunque un brano tratto dal repertorio tradizionale irlandese, An Irish Blessing, e la preghiera che l'umile devoto rivolge al Signore affinché possa accompagnarlo sempre lungo le strade della vita, perché solo le mani del Signore possono offrire aiuto e conforto allo stanco viandante. Irish blessing. Thank you.
ora prima che termini questo momento così importante, così bello della nostra comunità parrocchiale. Devo ringraziare anche qualcuno che non esiste più come tra di noi, e Padre Giovanni De Annunzis, circa 32 anni fa, essendo parroco di questa parrocchia, iniziò con i ragazzi il primo nucleo di questo coro. E poi, come già stato accennato, indubbiamente è stata proseguita da Angela Carrapano, che purtroppo non c'è più, insieme diciamo, a Paola Conti e Remo Agresta e tutti gli altri turisti, alcuni purtroppo, come è stato accennato, non ci sono più, altri non ancora, ecco, hanno cessato la loro attività come turisti. Indubbiamente io sento anche il bisogno di ringraziare i coristi della parrocchia di Annunzio. A dir vero, con la parrocchia di Annunzio, qualche 25 anni fa, non so quanto, e penso che sia stato nel 95, se non mi sbaglio, non so se c'è. Fatto insieme con i ragazzi, e allora c'era anche Cristiano Piccolino, dunque con altri abbiamo fatto famoso recital su San Francesco, forse è intelligente, non so se qualcuno di voi lo presente, ecco c'è qualcuno di voi, ecco. Dunque quello che è accaduto tanti anni fa adesso si è verificato, noi vi ringraziamo e noi speriamo che la vostra presenza rimane, è limite possibile, secondo me, ecco. Noi ci fa piacere, ecco, anche la notte di Natale, anche degli altri domeniche, eccetera. E poi anche il nostro coro, adesso da un anno e mezzo, viene a far parte di un coro più ampio della nostra diocesi, che questo ha voluto che tutti i cori della diocesi si uniscono in certi momenti, e in questi momenti possiamo dire che la nostra partecipazione è anche abbastanza sostanziosa, e quindi ultimamente sono stati a Città Sant'Angelo, non so, erano un centinaio, 150, insomma, 250 più coristi che ascoltatori, indubbiamente, ecco, sono stati qui, e con un maestro famosissimo, che è il maestro Frisina, che ha composto tantissimi canti, eccetera. Certo, fare venire 200 persone qui da noi mi sa che è un po' difficile da contenere, indubbiamente. Però nulla vieta, chissà che un giorno anche questo Frisina venga qui a darci un saggio delle sue canzoni, alcune le conosciamo molto bene e ha uno stile tutto suo. Vogliamo ringraziare voi che siete rimasti in tanti per ascoltare il nostro coro. Io penso che la musica classica, io la chiamo la musica dello spirito, la musica moderna e la musica del corpo. La musica classica si ascolta seduti, la musica moderna si ascolta nel movimento. Ecco dunque due aspetti che mi sembrano importanti. A me piace tanto la musica classica, volete, sono nato in questa dimensione. Non sono stato mai un grande cantante, facevo un po' il passo, mi accordavo qualcuno meglio di me e con i cori della nostra fraternità. Ed ecco dunque, allora noi ringraziamo tutti voi, e adesso l'ultimo canto che vi verrà presentato termina questo momento così bello, e ricordo che il 23 ci sarà un altro coro, meno forse questi giusti dei nostri, io ritengo finora il nostro e i migliori di tutti. Mi permetto di dire. Con questi due campi.
se qualcuno vuole partecipare al coro, sia degli uomini come delle donne, non è a voi proibito essere presenti. Noi siamo ben felici se qualche altra persona